Noi con reddito di cittadinanza cambiamo questo paese ed è la cosa più importante che vogliamo fare in questa legislatura. Per tutto il resto voi avete una fortuna, avete i parlamentari europei in questa regione, avete i parlamentari italiani, avete i consiglieri regionali. Chiudete il cerchio, eleggete un sindaco e vedrete che questo comune cambierà. Grazie. Stasera a San Semiliano, perché se siamo qua e se il 31 maggio ci presentiamo per andare a fare qualcosa di meglio ad Albano di quello che è stato fatto fino ad oggi, il merito è suo. Okay. E quindi non si va da nessuna parte a San Semiliano. A Pomezia, altro comune dove governiamo, siamo entrati un anno e mezzo fa che avevamo un bilancio in negativo di 7 milioni di euro. In un anno e mezzo due bilanci sono passati, uno purtroppo avevamo ancora un trascinamento della vecchia giunta. Il secondo bilancio, quello del 2014, tutto governo 5 Stelle, siamo passati da meno 7 milioni di euro a più 4 milioni di euro in un anno e mezzo. Bastava non rubare e bastava ben amministrare, non un servizio è stato tagliato per i cittadini per arrivare a questi risparmi. Questo è il piccolo quotidiano miracolo di cittadini onesti con le mani libere all'interno delle istituzioni, e da oggi io sono sicura che ce ne sarà uno in più. Grazie. Grazie. Allora, questo lo possiamo fare solo ora, non avremo un'altra opportunità, perché se rivincono quelli di prima, e quelli di prima non sono solo quelli di oggi, sono anche quelli di prima, sono tutti quelli che ci sono stati fino a 10, 20, 30 anni fa, sono tutti. Se rivincono loro, si richiuderanno un'altra volta dentro Palazzo Savelli e noi non avremo più l'opportunità di dire la nostra, di far sentire la nostra voce. Quindi il momento è adesso, non ci sarà un'altra occasione per cambiare le cose. Questo lo possiamo fare insieme e dobbiamo prenderci questa responsabilità, o noi o loro. E basta, questa è l'alternativa. Perché è vero, basta non rubare, non servono strane alchimie, non c'è bisogno di essere degli astrofisici, basta non rubare, avere senso di responsabilità. Esatto, onestà.